5 visitatori. Fateci sapere se ci sentite bene, per cortesia. Sì, sì, ma ce l'hanno. Abbiamo dei bravissimi spettatori che ci aiutano sempre. Ce lo fanno sempre sapere. Dei bravissimi. Ci siamo? Bene. Allora, io direi di ripartire da capo per la terza volta. Si sente? Esatto. Sì, noi ti sentiamo. No, ma tutti quanti riescono a sentire, sì. Allora, benvenuti nuovamente al nuovo episodio di Designer Italiani e Dove Trovarli. Questa sera assieme a me, Stefano e Paolo Maria Frattesi abbiamo in diretta da Los Angeles Cinzia Angelini, e con la quale si parlerà di animazione internazionale. E io direi di cominciare subito, danno la parola a te, a Cinzia, così almeno poi un momento puoi prima esprimerti. prima di cominciare, Nunzio, volevo dire una cosa, ma perché io, Stefano e Paolo Maria Frattesi? No, ma me lo chiedevo, se deve essere importante, devi essere. Sai che... perché una volta Paolo ci ha detto che il suo nome non può essere spezzato, e quindi il suo nome va detto Paolo Maria Frattesi. E in realtà sono tre persone diverse, quindi esatto. Vado a chiamare Maria comunque. Va bene. Scusa Cinzia, raccontaci tutta la tua vita. Va bene. Inizio. Allora, no, io ho sempre adorato disegnare, e dopo il liceo scientifico, dovevo pensare cosa fare e volevo fare qualcosa che... Non avevo assolutamente idea di fare animazione, proprio zero, e pensavo art direction, pubblicità, una cosa di questo tipo, quindi ho trovato una scuola di grafica. Per caso quell'estate un'amica di mia mamma faceva questo corso di live action al CTC a Milano Bande Nere, che era un centro tecnico, insomma, di cinema, che avevano piedi, non penso che sia più adesso. E mi ha detto, ma guarda che al piano di sotto fanno animazione, disegnano, perché non provi lì, visto che disegni sempre? All'epoca io non avevo un portfolio proprio classico, animazione, zero, però disegnavo chitarre, cioè dipingevo chitarre, era la cosa che facevo, e le usavano per fare dei photoshoot di moda. Avevo avuto il piacere di incontrare Fiorucci, che era stato super carino, mi aveva messo in contatto con un sacco di persone nel mondo della moda, per cui ogni tanto mi chiamavano a fare questi photoshoot con le mie chitarre dipinte. Quindi io le fotografie, il mio portfolio consisteva in fotografie di chitarre dipinte. Cioè, scusami, ma è incredibile questa cosa, perché noi a tutti gli ospiti gli chiediamo le loro origini, eccetera, eccetera, e di solito no, ci stanno sempre delle storie abbastanza strane, però io non avrei mai detto pittura di chitarre, non l'avrei mai detto. Favoloso. Cioè, a ribadire si arriva all'animazione da qualunque punto di vista. Assolutamente. Poi è il destino che ti mette sul canale giusto con le stelle allineate. Se non perdi il treno, salti su, di solito riesci. Quindi quello è stato il mio treno, quell'estate che ho trovato appunto per caso questa amica di mia mamma, che poi vista una volta mai più vista, è proprio destino. Se io non avessi incontrato quella sera a cena quella signora, probabilmente avrei fatto qualcos'altro, non so. Comunque, arrivo, faccio vedere le mie cose, questa era una scuola serale, mi hanno detto, ah sì sì, no, vieni. Sì, mi sono piaciute le chitarre dipinte, e c'era ancora un posto, dico, qui mi hanno infilata dentro. E niente, per cui ho iniziato, quella era una scuola serale, più la scuola di grafica era di giorno, 3 anni, quindi i miei praticamente non mi hanno vista per 3 anni, perché arrivavo per fare cambio... cose e sparivo con la mia moto. Poi io ero una Centaura con la mia Suzuki 650, arrivavo e ero indipendente in giro. Sì, sì. E niente, perché ho fatto questi 3 anni, ma già dopo i primi 3 mesi ero completamente innamorata, animazione proprio 100%. Ho finito tutte e 2 le scuole, anche quella di grafica mi è servita, se non altro
per sapere come fare i miei biglietti da visita e preparare un portfolio in modo decente, quindi tutto serve. E niente, per cui dopo questi 3 anni ho fatto un mio piccolo film di studente. Sono contenta, devo dire, perché all'epoca si faceva ancora proprio alla vecchia, con la moviola, film, roba vera, roba che adesso i ragazzi di adesso non sanno neanche cosa sia. Quasi. Reggetta e spagina, insomma. Lo scoccettino e il bisturino, bellissimo. E niente, poi ho fatto un po' di freelance a Milano, dopo questi 3 anni appunto ho iniziato a lavorare un po', facendo la fame completamente, dovendo proprio andare a chiedere di avere i miei 150.000 lire dopo 6 mesi, cose di questo tipo. Però ho avuto la fortuna, devo dire, di capitare secondo me nel migliore studio, che era la Mix Film, quello di da dove poi è partito anche Toccafondo, Gianluigi Toccafondo, e lui era lì appunto che lavorava con Mulazzani e con Carloni, che erano i miei due capi, insomma, ma proprio uno studio familiare molto carino, facevano pubblicità e principalmente, quindi ho fatto un po' di tutto proprio. E Carloni poi sarebbe il Carloni che poi è andato a fare regia DreamWorks, giusto? Suo papà ha uno studio a Milano, Mix Film, con Giovanni Mulazzani, e facevano un po' di tutto, da editoria, e poi un sacco di animazioni, cose. E ho imparato veramente tanto, mi ricordo Giancarlo, appunto papà di Alessandro, che mi aveva detto: guarda Cinzia, se vuoi lavorare a animazione di qualità devi andare via dall'Italia. Questo era il mio datore di lavoro, per quello che vi dico, persone speciali, sono stata veramente fortunata. E ho detto: devi andare via. Anzi, un aneddoto mi ricordo fantastico, Giancarlo, che purtroppo è mancato un po' più di un anno fa. E un giorno, insomma, senza far nomi di chi, mi dovevano pagare tipo 200.000 lire da 6 mesi, una roba, no, ero lì che mi lamentavo, insomma, ma chi è? Tizio. Ah, dai, saltiamo sulla moto che andiamo, che li parlo io, dai, che tanto lo conosco. Per cui abbiamo trattato Milano, io con dietro Giancarlo sulla moto a andare a... Siamo arrivati e insomma i soldi sono arrivati dopo 2 giorni. Favoloso. Favoloso, per cui... Cosa non si deve fare per 200.000 lire? Nel mondo dell'animazione, capito? Chiaro, robe, storie. Vabbè, per cui dopo c'è stato in quel dopo un anno più o meno, c'era Ambimation che cercava in-betweener per finire Balto. E varia gente da Milano ha mandato il portfolio che mi hanno preso come in-betweener, che è l'ultima ruota del carro nella pipeline tradizionale, ma cioè, fantastico. Che tra l'altro io poi facevo ancora judo al tempo, stavo prendendo la... Aspetta tutti, fai judo? No! È da anni che non lo faccio. Non me lo dici così, vedi? Il codice segreto per sbloccare Paolo. No, ma quando ci incontreremo le persone, Cinzia, rivelate. Allora, stavo facendo un esame per la cintura nera, no? Ma è arrivato sta bestia da una dojo di un altro dall'altra parte di Milano come ospiti, sai quando si fanno. Mm-hmm. E io ho fatto un po' di allenamento qua, ovviamente figurati, era doppio di me. Cado, ma sto qui perde l'equilibrio, quindi mi è caduto in pieno col sedere sul mio polso. No! Scrack. Bah. Tra l'altro ho rotto un osso in particolare che deve essere operato perché sennò va in necrosi. Per cui 9 giorni di ospedale, poi all'epoca ti buttavano dentro un ospedale tanto come sala d'aspetto, no? Tanto paghiamo noi. E vabbè, per cui mi hanno operato, stesso tempo mi prende Ambimation per andare a Londra, quindi mi presento Ambimation a Londra col gesso, con la mano dietro così, ci avevo messo sopra la calza nera, no? Per farla vedere. No? Ma la mano con cui disegni? Cioè no, la sinistra, flippare. No, se no ciao. E allora c'è la studio manager, mi ricordo ancora
Kate Mallory, molto inglese, molto carina, fa: Cinzia, c'è qualcosa di salute che dobbiamo sapere? Tutto a posto. La disegnatrice pallata, capito, fisicamente, no, loro si preoccupavano, no? Invece vabbè, per cui, però scusate che ho pieno di allergie, dovete scusare, ma ho bisogno dell'uso del fazzoletto e niente, per cui dopo, questo era quasi a Natale, quindi dopo 2-3 settimane sono tornata giù per una settimana a stare a casa, sono andata a fare il mio esame di controllo per il braccio. E dopo 3 settimane di flippa, capito, il dottore fa: ma fantastico, non ho mai visto una velocità così incredibile a recuperare un polso dopo un'operazione così di animazione, dico. Una fisioterapia. Assolutamente, fisioterapia. Per cui Ablimation è stato, diciamo, il mio primo... Da lì, era il 94, non sono più tornata in Italia per lavorare, chiaramente sono tornata per vacanze, godermi gli amici e famiglia. E dopo sono andata, insomma, per accelerare un secondo, sono andata a Warner Bros., prima a Monaco, facevo un lungometraggio, sono stata lì un anno, e lì ho iniziato a animare un po', e poi ho avuto la possibilità, la stessa studio manager inglese, Cinzia, c'è qualcosa che dobbiamo sapere, è data studio manager di Warner Brothers a Londra, che tra l'altro ho incrociato nei bagni della prima di Balto. No? Ah, ma Cinzia, no, sono lo studio manager di Warner Brothers, non è che stai cercando lavoro? Quindi sono andata a Londra, tornata a Londra per un anno e mezzo, e poi, allora, a Los Angeles Warner stava facendo Iron Giant, capisci? Che magari aver lavorato su Iron Giant. A Londra facevano The Quest for Camelot, cioè non so se avete la fortuna di vedere questa pietra miliare di animazione. Come no? Mi è familiare. È DreamWorks. No, Quest for Camelot era Warner. Ah, sì, no, quello, dove c'è il drago con le due teste, doppiato da Gigi Proietti, no? Sì, ma magari ha fatto ecco, magari il doppiatore italiano l'ha salvato, però, a livello di film, insomma, non è. Però mi sono divertito una cifra a Londra, per cui ho fatto quello e animavo. Ho iniziato come clean up e dopo invece sono passata a fare animatore. E ho iniziato a mettere insieme il mio portfolio, sentivo che la Warner stava per chiudere, perché insomma, da varie cose, gossip, eccetera, perché mi sono detto, sai cosa, meglio che vada a far vedere il mio portfolio, vedere cosa c'è in giro. E anzi c'era DreamWorks che cercava animatori per Principe d'Egitto. Quindi sono andata allo stand di recruiting di DreamWorks e c'era lì Christophe Serron, che è il loro principale Head of Animation ancora adesso, a DreamWorks, e gli ho fatto vedere le mie cose, gli sono piaciute, il recruiter mi ha detto, guarda, torna domani, ti facciamo sapere, poi all'epoca funzionavano diverse le cose, e sono tornata lì il giorno dopo, ho detto, ah, guarda che allora ti prendiamo come animatore se vuoi raggiungerci a Los Angeles, ti facciamo la visa, così dici, aspetta, fammi pensare, sì. Per cui così è stato DreamWorks. Favoloso, cioè, fantastico. Così è stato Al Principe d'Egitto io ho lavorato un periodo, è stato un mio collega, al tempo lavorava al clean up, chissà se lo conosci, Elio Lischetti, lui è un ragazzo argentino, vabbè, comunque no. Lui lavorava al clean up, quindi probabilmente non eravate nello stesso reparto. No, non me lo ricordo, però. Per cui io al Principe d'Egitto ho lavorato veramente poco, cioè tipo gli ultimi 4 mesi. Proprio sono arrivata alla fine e niente, per cui quella è stata la mia, questa era ottobre del 97 che sono arrivata a Los Angeles e è stato un po' l'inizio della carriera americana. Sono stata a DreamWorks per 4 film, per cui Principe d'Egitto, El Dorado, Spirit e Sinbad, e poi quando è arrivato Spirit era nel frattempo uscito Toy Story, quindi tutti i grossi studi già iniziavano ad andare verso 3D. DreamWorks, sempre come animatrice tu, giusto? Sì. Per cui sempre animatrice 2D, ho avuto la fortuna di lavorare con James Baxter su 2 film,
su Eldorado e con Tullio, sul team di Tullio, con Spirit sul team di Spirit, quindi ho imparato un sacco. No, veramente. E niente, e poi appunto è uscito Toy Story, quindi a DreamWorks, che i prossimi film si voleva iniziare a fare almeno hybrid 3D e poi eventualmente solo 3D, tutti eravamo abbastanza disperati perché sto 3D per gli animatori 2D era come, oh no, my god, prenderanno tutto quanto, 2D morirà, che insomma, quasi ci sono riusciti, ma no, ci sta riprendendo. Però, esatto, c'è un ritorno, un grande ritorno del 2D. Sì, sì, infatti, meno male, però ci sono stati anni veramente bui, perché... però io sono sempre stata una che cercava prima di mettermi in diciamo mettermi in situazione dove potevo imparare cose migliori, no? Mettermi un po' a confronto, e per cui mi interessava imparare invece che aver paura di questo 3D, magari lo imparo così so due cose. E allora quando hanno fatto questo hanno fatto un corso di 2 mesi full time di Maya interno a DreamWorks, hanno detto chi è che vuole fare il guinea pig, no? La come si dice, la cavia, e io subito cavia, per cui ero cavia numero 3 genere, insomma. Cinzia, tu sei una che comunque sia le occasioni le prende al volo, non te lo fai ripetere 2 volte, quando io assolutamente no, bisogna far così, se no o la prende qualcun altro o se ne va del tutto. Esatto. Il treno passa una volta sola, assolutamente. Quindi ho fatto questo corso, ma mi è anche piaciuto, insomma, per cui tanto sempre di più si capiva che si andava in quella direzione, conveniva abbracciare il 3D piuttosto che... Tanta gente invece si è rifiutata, che finché eri super animatori, vabbè, chiudevano un occhio e li hanno tenuti per un po', però a un certo punto chi non voleva imparare, sì, io... Per cui ho fatto Spirit, praticamente 80% tradizionale, poi 20% iniziavano a fare i cavalli, i cicli dei cavalli sul background che in 3D, quindi dicevo vabbè. Invece quello dopo, Sinbad, era l'opposto, ho fatto principalmente tutti i mostri, le cose, le sirene, i draghi, in 3D e un po' di 2D, e mi davano le scene che avevano 2D e 3D insieme, così che mi arrangiavo con tutti e due. E ecco, poi dopo però comunque rispetto a altri studi tipo Pixar chiaramente, ma Sony e così, DreamWorks comunque era molto all'inizio col 3D, quindi siccome tanta pazienza non ce l'ho di aspettare, ho avuto la possibilità di andare alla Sony per lavorare su Spider-Man 2 e ho conosciuto il direttore dell'animazione che è Anthony La Molinara e mi ha invitato ad andare a Sony, insomma. Poi, tra l'altro, col fatto che Sony stava per aprire Sony Pictures... Andiamo pure a Sony, cioè... Detta così, mi ha invitato ad andare pure lì e... Andiamo! Se proprio devo! Sony! Comunque, no, ragazzi, 50% è networking. 50% del successo lavorativo è networking. Okay. Vero. No, io sono destinato a fallire, diciamo anche. Mi raccomando, per i giovani artisti che ci stanno seguendo, prendete nota. No, non è che bisogna essere dei rompipalle che dici, vai, diciamo che bisogna anche fare un po' di selezione, nel senso devi sapere con chi fare networking. Sì, ma anche non è solo networking, dire ah, io voglio conoscere Pinco Pallo che è già superstar. No, però devi pensare che i tuoi colleghi mantenere i contatti, creare un bel gruppo di persone che sono al tuo livello, perché fra 10 anni le persone che sono al tuo livello, tu prima di tutto sarai sicuramente più avanti di dove sei adesso, ma chissà dove sono gli altri. Quindi è sempre importante non solo networking proprio di chi già è arrivato, chi ha 20 anni più di te, chi di carriera, quel che è, ma proprio di tenersi un bel gruppo sano di persone, no? Quello è fondamentale, perché poi sono quelli che ti sostengono quando, come tutti, succede a tutti, c'hai zoppichi o qualcuno che ne vuole. Arriviamo, adesso ci arriviamo anche sulle cose andate male. Non è sempre andato tutto bene.
Scusa, mi è venuta una curiosità che è un po' più tecnica, scusa se spezzo un attimo il racconto. Da quando sei passata a 2D, a fare animazione 2D, 3D, no? Sai che in genere all'interno di una settimana, se conta i minuti, che ne so, io faccio, che ne so, i secondi, insomma, e era equiparabile il tempo che ci mettevi a fare un tot di secondi col 2D al 3D, oppure no? Oppure magari col 3D era un procedimento più lungo, oppure più breve, perché poi sì, era all'inizio, quindi tante cose immagino che fossero... Ma dipende, sono un po' due modi diversi di lavorare, perché in 2D tendono, cioè tendevano, ma anche adesso immagino, a separare le persone per cui tu lavoravi su un personaggio, perché tu animi Spirit e qualcun altro anima il cowboy sulla stessa scena, mentre in 3D ti danno tutto quello che deve essere fatto. La scena con il set, con tutte le props, con tutto quanto. Tanto, sì. Per cui... Però secondo me il 3D è un po' più veloce, almeno io personalmente l'ho trovato, forse venendo dal 2D sono sempre stata un po' più nel gruppo dei più veloci sul 3D come animatore, perché... Okay. E conoscere il 2D ti ha aiutato? Sicuramente, per sfidare i rigs, no? A Sony, appunto, tornando a Sony, che fa parte, che risponde alla domanda. E, dopo, cioè, ho accettato di andare su Spider-Man anche perché era l'unico film di effetti visivi che ho fatto, ma perché Sony stava aprendo Sony Picture Animation, quindi avrei lavorato sul loro primo film, che era Open Season, lì l'hanno tradotto Boog Elliott, penso. Sì. Quello dello che era molto indietro, quindi mi hanno messo come pre-production a fare rig testing e robe varie. E venendo dal 2D, comunque si spingi, sai, i rigs di allora non sono quelli di adesso, quindi squash e stretch, mica tanto, erano abbastanza legnosi. Quindi io ero quella specializzata per rompere tutti i rigs, per cui quando c'era qualcosa da testare, perché volevo sempre, no, ma non si può spingere qua, un po' di squash e stretch, no, ma non si può. No, ma Sony era avanti, già faceva delle cose incredibili, però era, questo parlo del 2002, quindi rispetto a... Sony è rimasta, è molto sperimentatrice da questo punto di vista, si è visto pure con Spider-Man, no? Sempre alla ricerca di qualcosa che forzi o che rompa gli schemi esistenti. Sicuramente degli studi non, cioè beh, Pixar secondo me è lì, poi ci sono, poi c'è il vuoto e poi c'è il resto, ma a livello tecnico intendo, tanti belli, però bisogna parlare a livello tecnico. E però Sony sicuramente sono sempre stati molto all'avanguardia con tante cose, e mi ricordo, cioè il rig di Dr. Octopus, appunto, con tutti i tentacoli, che già all'epoca era abbastanza complesso, però facevano delle cose veramente, ci si poteva lavorare bene. E niente, per cui dopo Sony ho accettato una posizione che doveva essere come animation supervisor su Toy Story 3, che però era quando Disney l'avrebbe fatto, prima che ci fosse l'acquisition di Pixar, che in realtà Disney l'ha usato un po' per pressare, diciamo, Lasseter e forzarlo a vendere Pixar, perché o lo fai, oppure Toy Story 3 lo facciamo noi qua a Disney, che Pixar non voleva assolutamente, quindi... hanno fatto sto merge, cosa che però è stato un po' un disastro per tutti quelli che erano già assunti per fare Toy Story 3, perché tutto di colpo non c'era più il film fatto a Disney, è tornato su a Pixar, quindi hanno praticamente chiuso uno studio che era stato aperto qua vicino alla Disney per fare solo quel film lì, e io sono stata riciclata come animatore semplice, cioè normale, insomma, senior animator a Disney, dove ho lavorato qualche mese su Meet the Robinsons, perché stavano finendo, e ho fatto Bolt, quello del un film molto sottovalutato, Meet the Robinson, secondo me. No, era carino, insomma. Sì, ma poi per esempio pure visto. Bolt, molto carino. Bolt invece mi è piaciuto un sacco. Bolt molto carino. Sì, molto carino dal punto di vista di film e tutto, dal punto di vista di persone che ci lavoravano, l'esperienza mio personale è abbastanza negativa. Sì, anche perché comunque sia... Pixar era appena arrivata, quindi c'era un sacco di
accoltellamenti alla schiena tra i vari executives, perché il Pacer veniva giù per vedere cosa non... cioè, loro sono arrivati prima di Bolt, quindi le cose non funzionavano assolutamente tanto bene a livello anche tecnico, tutto alla Disney, insomma, era un po' così, arrancava un po' sul 3D. Avevano fatto Chicken Little, mi pare, quello del, e poi appunto Mitrovis. Per cui c'era un ambiente abbastanza negativo, proprio di survival mode, no? Non era... Però, siccome ci sono stati 6 mesi in cui praticamente hanno tenuto gli animatori, ma non c'era niente da fare perché è venuto giù l'asset, a dire, ok, adesso che sono io capo di Disney anche, rivediamo un po' cosa avete in development. Quindi hanno, come succede sempre, quando ci sono questi grandi sconvolgimenti, arriva il nuovo capo, tutto quello che era stato in sviluppo prima fa schifo, rifacciamo tutto, no? Tipico. Quindi 6 mesi non era niente da fare. Quando parla Cinzia è bello perché si vede proprio che c'hai un'esperienza, no? E poi ne parli con una tranquillità, è rassicurante, capisci? Cioè, è così che va le cose, cioè, non c'è, è fantastico. No, sono contenta che vi insomma, ci capiamo. Vero, vero. E allora niente da fare per 6 mesi, vabbè. Oddio, puoi andare alla spiaggia per un giorno, due, una settimana, però dopo inizia a romperti le palle, per cui dice, ok, cosa faccio? E stavano organizzando un sacco di training program, no? Per appunto tenere un po' occupati tutti quanti. Quindi io mi sono iscritta a tutte le cose di story, storyboard, storytelling, story, whatever, everything. Perché comunque avevo già questa voglia di fare story, di spostarmi al dipartimento di animazione e fare più story. Ti eri iscritta a dei workshop, dei corsi? Sì, corsi, okay. Tutti interni che portavano lì, diciamo, tutti internamente. Disney invitava queste persone, lo fanno sempre i grossi studi, hanno un dipartimento speciale che è proprio di training, dove in base alle produzioni, tipo se c'è un gap oppure un po' di downtime, ok, iniziano a invitare un sacco di persone che parlano di varie cose, da quelle tecniche, storie, animazione. Investono il tempo che sarebbe vuoto, vedi, una cosa intelligentissima. Sì, investono anche. Non so voi, ma a me non è mai capitato. Sarà magari che ho sempre lavorato per serie, quindi boh. Sì, è una cosa più di features, sì, sicuramente, però nei grossi studi il dipartimento di training è... cioè, di solito DreamWorks, Disney, la mia esperienza in particolare. Sì. Pixar è veramente forte, per cui invitano, tipo ogni lancia quasi, puoi avere un ospite. Proprio se vuoi, puoi imparare una cifra di cose, puoi fare corsi. Sony, per esempio, mi aveva pagato per un nanosecondo, avevo pensato che mi interessasse modeling. Che... Per cui mi sono iscritta a questo corso di 10 lezioni, che le ultime 3-4, cioè veramente l'ansia perché è un disastro, no? Cioè proprio pessima. Però Sony ha pagato tutto, capito? Per cui ti pagano i corsi esterni anche. Mamma mia. Bello, molto interessante. Mamma mia. Quel periodo lì, appunto, di morta completa lì a Disney, mi sono sparata una cifra di cose proprio di story. E avevano anche iniziato un gruppo, un club, si chiamava Shorts Club, appunto, dove tra impiegati, cioè non ufficiale, proprio underground, tipo, se volevi fare un pitch di una storia, se c'era qualcuno che voleva aiutarti, bla bla. E da lì è iniziato un po' tutto quello che poi è diventato Mila, perché ho visto e ho capito che se fai il pitch di una storia che piace, è molto facile trovare persone che vogliono comunque collaborare, aiutarti. Ecco, una piccola parentesi, ne approfitto per una piccola parentesi per chi ci segue e magari non è sintonizzato su quella che è la tua storia, perché in tanti professionisti ti conoscono già, però per chi ti conosce per la prima volta... Tu hai citato Mila sarebbe il tuo progetto, il tuo cortometraggio, sarebbe una cosa che hai sviluppato da te, storia tua, regia tua, tutto tuo,
Ecco, giusto per contestualizzare un attimino. Hai ragione. Sì, poi tanto il dopo ci arriveremo. Cinzia Angelini. Seguire tutte le formazioni. Mamma mia, guarda qua. Impressione, lo notate tutti. Sì, dopo parliamo un po' di Mila. Però è nato veramente da qui. Adesso io avevo altre idee diverse, così, però c'era, non mi ricordo se una volta alla settimana facevi il pitch, andavi davanti a tutti quelli che saranno iscritti a questo club, erano tipo 100, 150 così, e facevi il pitch di due o tre storie qualche volta. E c'era questa ragazza che lavorava come production manager, che si era unita a me facendo producer, ma tutto veramente così on the side, non ufficiale, niente. E dopo una settimana è tornata, guarda che allora è tornato indietro il coso di iscrizioni per volontari, per aiutarti. Dico, sì, a quanta gente abbiamo? E fa, 100. 100. Ma io cosa me ne faccio? 100? Non ho lavoro per 100 persone. 100 che vuole lavorare su... E quello è stato un po' quello che poi ha fatto partire, una volta che comunque sono andata via da Disney, ha fatto partire poi quello che è diventato Mila. Però l'idea, diciamo, di soprattutto imparare a non aver paura di chiedere aiuto. Questo in fondo è l'essenza di quello che è Mila, sia dal punto di vista dell'artista singolo che dal punto di vista dello sponsor. Per cui, allora... poi ha iniziato a lavorare Bolt, ha iniziato a capire come fare Bolt, ottimo, per cui io avevo quello come lavoro principale, poi la sera, weekend, che lavoravo su queste altre cose, facevo classi di storyboard, solo che quando ti fai vedere troppo in bella luce con 200 persone impiegati di Disney che ti vengono dietro a gratis, può essere che determinate persone a capo Disney, non Pixar, Disney, non è che siano tanto contenti, perché se loro con il budget da 3-4 milioni di dollari per uno short fanno cose che fanno schifo e tu che sei lì, che non c'è un becco di un quattrino, c'è tutto lo studio che vuol fare la tua roba, politicamente no good. Quindi, libro nero. Dai. Sei finita veramente sulla blacklist. Sulla blacklist. Blacklist di, non facciamo nomi, di persone in alto, ma a livello fuori di testa, perché il capo di Research and Development assolutamente sosteneva il mio progetto, che volevo fare tra l'altro Painterly Look, quindi 3D Painterly, un sacco di ricerca, soldi di ricerca e sviluppo di Disney dedicati a questo come progetto on the side, andati su a Pixar in sette, pagati dallo studio per fare vedere a Lasseter, Catmull, questa gente qua, cosa avevamo fatto con zero soldi, volontariato, che mi ha pagato da Research and Development il viaggio. Per sfortuna, questa stessa persona che non era tanto contenta di... che ci facessimo vedere in buona luce, era Pixar quello stesso giorno e ha bloccato tutto, ci ha fatto mettere in una conference room, e finché non se n'è andato fuori dalle palle non abbiamo potuto far vedere niente, ma ha rovinato tutti i meeting, tutte le cose che erano state già fissate da Disney stessa. Roba incredibile. Che poi questa cosa delle blacklist non si è mai capito se sono vere, se sono finte, se esistono, non esistono. Cioè. E ci è voluto un po' per togliermi, perché purtroppo quando le persone ci sono delle persone così, hanno amici e collegamenti anche in altri studi, quindi siamo dovuti arrivare a un patatrac, diciamo così, a livello di carriera, perché dopo Bolt comunque hanno mandato via 60% del dipartimento di animazione, e qui ci sono le union che sono molto forti, quindi noi abbiamo la union di animazione, chiaramente se uno studio fa qualcosa che non è giusto, tu chiami, dici, oh, che è sta roba? Per cui mi hanno mandata via in questo gruppo di 60%, chiaramente era stata una scelta perché mi volevano togliere, perché avevo... Il problema è che anche Ed Catmull mi aveva visto in buona luce, perché facevo tutte queste cose con lo studio, stavo sviluppando un sacco di cose
con programmi, con vari dipartimenti, ma troppo, troppo noisy, troppo on the spotlight rispetto ad altra gente più potente politicamente, quindi se ne parlava troppo, cioè praticamente come di... se dice qua rosicavano. Quindi mi hanno buttata dentro in questo 60% di gente mandata via, che è sempre stato tipico loro, no? Di prendere, mandare via, che non è tanto... E io ero incinta di 6 mesi, quindi ho chiamato la Yun dicendo scusate, ma questi mi mandano via incinta di 6 mesi, che sembra? E lui fa, mi dispiace, ma per legge... Se il dipartimento è più del 50% del dipartimento, non abbiamo più nessun potere legale sugli studi, perché vuol dire che sono talmente forti le motivazioni per mandare via il 60% del dipartimento che non c'è niente. Great! Questo era il 2008, crisi totale economica, a casa. No, ho trovato un lavoro poi al volo alla Warner a fare una cosa che è stato anche molto divertente dentro il lot della Warner, degli short, molto, una posizione molto corta, quindi mi ha portato, diciamo, giusto per lavorare fino proprio a 2 settimane prima che arrivasse mio figlio. E, però dopo ho avuto un anno praticamente a casa, dove chiaramente ci siamo mangiati fuori tutti i nostri risparmi, perché chiaramente qua gli stipendi sono più alti, ma la vita è molto molto alta rispetto al costo della vita rispetto all'Italia. Quindi ti hanno mandata via incinta, cioè una roba proprio da esplosione. Il famoso family. Family, famoso friendly, family, sì, family, friendly, family values. Però, no, voglio parlare di questa cosa perché è importante. È importante perché se non fosse successo quello, io non sarei dove sono adesso, come posizione. E questo è semplicemente per far capire anche alle persone più giovani che iniziano che sicuramente ci saranno delle cose negative che succedono nella vita, nella carriera. Però bisogna sempre cercare di vederla dal punto di vista, cioè non so ancora perché è successo, ma un motivo ci sarà. E cercare di girare le cose dal positivo, di cercare di riformulare la cosa e girarla in modo positivo. Quindi quello che ho fatto io, ho detto ok, stiamo mangiando fuori tutti i soldi risparmiati, però primo almeno sono a casa per godermi mio figlio, che mia figlia invece avevo dovuto subito dopo 3 mesi che l'avevo avuto ricorrere al lavoro, che non è che fosse proprio geniale come cosa. Quindi mi godo il mio figlio e allo stesso tempo faccio quello che da anni che voglio fare, story, per cui praticamente mi sono come si dice, autoinsegnata, si dice in italiano? Ho imparato da sola. Autodidatta. Dopo 25 anni qua non so più italiano. E libri online, che iniziava insomma 2008, già c'era un sacco di tutorial e robe varie, e libri e cose, perché ho iniziato a fare il mio portfolio di storyboard. E poi, tornando al discorso del network, che viene sempre comodo quando hai bisogno, sono gli amici veri che saltano fuori. E io cercavo lavoro a un certo punto dopo un anno a casa, però non è che facile, sì ho capito, mi sono fatta il mio portfolio di storm, intanto è iniziale, intanto non è che sia sta roba, per cui comunque cercavo del lavoro come animazione di nuovo, e una mia amica che era producer a uno studio qua di Pasadena che fa tanta bella roba, hanno fatto un sacco di 2D, anche la parte del Mary Poppins, tutta la parte 2D, che Duncan Studio. Ken Duncan, lui era a Disney come uno dei supervisori, su Jane, bravissimo, fantastico animatore, già da anni aveva questo studio e stavano facendo degli special per il DVD di Dreamers in 2D. Quindi dopo 9 anni di computer sono ritornata a fare 2D, che le prime 2 settimane, serio, cioè ho avuto un attimo di mancamento perché non sapevo più come disegnare proprio. E,
Però ho avuto, ecco, lì un ambiente più piccolo, carinissimo, gente fantastica che mi ha aiutato, Ken stesso, chiudendo due occhi le prime due settimane mentre mi riprendevo psicologicamente a rifare 2D. E per cui ho lavorato per lui avanti e indietro un po' di volte, finché ho fatto poi un progetto per il Universal Park, Theme Park qua di Minions, quei video mm-hmm. dove sei sulla sedia e poi c'è tutto... E c'avevo questa scena lunga, non mi ricordo, tipo 20 secondi, una roba, per cui un sacco di settimane di lavoro con Ken, e era per Illumination. Quindi questa stessa mia amica che mi aveva preso, appunto, sapeva che volevo passare a Storyboard, mi ha detto, ah, guarda che oggi, l'ultimo giorno, andiamo fuori a pranzo con la producer di Illumination, fa, ti metto vestita vicino a lei, cosa ti parli che vuol fare Storyboard? E fa, awesome. Quindi ovviamente e come ci insegna la tua storia al volo, al volo. A piedi pari, esatto. Niente, per cui Brooke, mi sono seduta vicino a lei, la conoscevo della serie, della serie le occasioni bisogna crearsele alla fine, sì, assolutamente. Li devi creare, assolutamente, però devi avere in giro appunto un network di persone che ti aiutano. Sì. E allora niente, tra l'altro lei era stata una delle co-producer di Eldorado, quindi ci conoscevamo da Dreamers, quindi abbiamo iniziato a chiacchierare, cioè, gli ho detto, guarda, io vorrei tanto fare Storyboard. Ah, ma sì, ma tu guarda, chiama Dave Rosenbaum a Illumination, gli dici che ti mando io, che quella è fondamentale, già sei al 60%, ti dici che ti mando io. E porta la tua roba, vedi, ok, chiamo, dico, ah, posso venire a passare, Brooke mi ha detto, ah sì, vieni, per cui sono andata allo studio di Illumination, praticamente è molto piccolo perché tutta la produzione è a Parigi, qua è solo pre-produzione, editorial, gli uffici di Chris Meledan, il marketing e pre-produzione a Santa Monica. Ah. E tutta la produzione vera e propria dei film è tutto a Parigi, perché hanno comprato McGuff, no? anni fa, è diventato Illumination McGuff. E per cui sono andata lì e c'era Dave Rosenbaum, che è il mio attuale capo, per capirsi, che è molto simpatico e fa, ah sì, vieni, cosa hai fatto? Ah, ma sì, ma ti conosco a Dreamworks. Lui era in produzione a Dreamworks. Non ci conoscevamo tanto, cioè incrociati un paio di volte, ma sai, così, tanto per... E fa, fammi vedere, se penso al portfolio che gli ho fatto vedere, cioè mi vengono veramente... Oh, boh. Non ci pensa. Mi ha detto, guarda, ti do una sequenza, vediamo come va. Ok. Ma non me l'avrebbe data se non venivo da Brooke, chiaramente. Mm. No, perché non avevo l'esperienza di Storyboard che serviva per Illumination. Mm. Comunque mi ha dato questa sequenza di... cosa che era? Minions, scusate, ma l'allergia a Google qua. E tra l'altro c'era qua mio papà in vacanza, e allora ho fatto una decisione molto drastica, che però non ho mai fatto, ma avevano già prenotato tutto, dico, guardate, io mi devo concedere su sta roba per fare questa prima sequenza, perché chiaramente la prima impressione, ragazzi, vi porta avanti a... Veramente vero, la prima impressione conta tantissimo. Dico, voi andate in vacanza, io resto qua. Perché me ne sono, sono rimasta qua due settimane e loro sono andati, hanno prenotato tutto con i bambini, che mio marito li ha portati, erano mia mamma e mio papà. A girare, e ho detto, guardate, è troppo importante questa occasione, io sto qua. E quella è stata una decisione sul momento difficile, però è stata fondamentale per fare una sequenza decente per quello che potevo fare. Chiaramente è piaciuta, per cui poi sono rimasta con Illumination per un bel po', tipo non so, un anno e mezzo così, e finché però mio figlio era veramente piccolo, quindi era veramente difficile lavorare a casa, perché Illumination è stato uno dei primi che lavorava da casa, faceva lavorare gli story artist tutti da casa, il primo remote, vero lavoro mio di remote, questo era il 2012. Certo, è uno dei modi con cui hanno abbattuto i costi di produzione, il discorso di avere tutto decentralizzato, no? Sì, assolutamente, anche perché loro lavoravano a Parigi, i registi erano a Parigi, quindi conoscevano tantissimi story artist bravi a Los Angeles, perché ce ne sono tantissimi qua, quindi
Naturalmente è stato fatto così, per cui tutto ma quindi funziona. Scusa, che la regia è a Parigi, la pre-produzione a Los Angeles e poi la produzione vera e propria di nuovo a Parigi. No, allora, iniziano un film, inizia qua, a Illumination di solito sviluppano tutto qua all'inizio, finché non ha un green light, no? Proprio in pre-produzione che... Finché non si va in layout addirittura, loro hanno qua i registi. Una volta che iniziano ad andare sul layout per cui devono servire altri dipartimenti, li spediscono a Parigi. Quindi iniziano qua all'inizio del film e poi vanno a Parigi. Però continua comunque avanti e indietro al storyboard, continua, sai, ci sono cambiamenti, rifai, ah no, abbiamo avuto un'altra idea. Si continua anche quando il regista è a Parigi, per cui io mandavo la mia roba, la mattina mi trovavo un video col regista che mi faceva i suoi notes, mi seguivo i notes e andavo avanti. Per cui loro guardavano la roba quando erano svegli, quando io dormivo, eccetera, per cui così. E questa è stata la mia prima esperienza, appunto, sia di storyboard in un feature film che di remote. Però, appunto, mio figlio era veramente piccolo, è difficile stare qua a lavorare con lui, cioè, stavo... Però la prima esperienza di storyboard, essere da sola a casa, mi mancava veramente lavorare in un team per imparare, per vedere, capisci, c'è un collega, dici cosa pensi di questo. Ero così isolata, iniziando una carriera praticamente nuova a storyboard. E allora c'era la regista di networking, scusate, parentesi, tornando al networking, la regista di Open Season, Jill Colton, che iniziava un film che all'epoca si chiamava Everest, che poi è diventato Abominable, non so come l'hanno tradotto. Quello ah, ok, che... sì. Ah, là, è quello l'uomo delle l'uomo delle neri, come che si chiama? Lo Yeti, Per cui ci siamo sentiti, mi fa, ah, guarda che stiamo cercando storyboard. Solo che, come sapete, quando lavorate a un film non è che potete far vedere le cose. A un altro studio finché non è uscito il film, quindi io non avevo nulla di decente da far vedere, quindi quello che mi hanno detto e che mi ha procurato Jill e anche Alessandro Carloni, che era DreamWorks, è stato molto gentile perché ha parlato con recruiting, insomma mi hanno procurato un test di storyboard, mi hanno mandato una frase e io avevo 50 ore per fare scrivere cioè, mi ha dato solo il concetto di cosa volevo, dovevo scrivere lo script, queste pagine, fare lo storyboard in 50 ore e poi fare il pitch davanti a producer e directors a DreamWorks. Questo è il test di DreamWorks. Se non hai un portfolio, devi fare quello. È andato bene, e tra l'altro, se qualcuno è interessato a vederlo, si trova sul mio sito che è cinzangelini.com. Se ci sono story artist o chi vuole fare story artist, ci andiamo subito. nel caso di Confubanda mi ha dato Confubanda come personaggi per fare questo test e è piaciuto, ho fatto il pitch che ho fatto, ecco, tanti di quei rehearsal di prove, perché io sono sempre stata dietro, sai, animatori qua nell'angolino, no, invece story artist è un'altra cosa, devi fare il clown, però insomma devi essere molto, no, upspoken e fare un po' di casino. E per cui insomma ho fatto un po' di prove con mio marito anche per migliorare recitazione. Ah, lui è bravo, sì, lui fa voice over, okay? Quindi attore, lui bravo, per cui mi ha caricato per bene, sono andata lì, ho fatto le mie commedie, ma tu pensa, e poi mi ha detto ti facciamo sapere, e dopo tipo 3-4 giorni mi ha chiamato che mi offrivano una posizione di story artist a DreamWorks, quindi tornavo a DreamWorks come story artist. Boh, adesso devo dire l'Illumination. Quindi ho chiamato Dave, appunto il mio attuale capo, e dico, guarda Dave, dico, era finito Minions, è fondamentale per tenere, anche se vai via tra produzione va bene, se vai via, se sei a metà di una produzione lasci sempre comunque un po' di amaro in bocca. Quindi ci sono situazioni in cui non puoi fare altro, per carità, però tendenzialmente è meglio finire un lavoro, soprattutto se è stato assunto per un lavoro, lo finisci e poi va via. Quindi capitava giusto che ho finito Minions, e dico, guarda, Dave,
io casino, mio figlio, che io devo andare a fare un'esperienza dentro uno studio dove devo crescere ancora come story artist. Quindi mi fa, oh, ma ci subito, no, ma ti posso andare più soldi? No, no, ma non è quello, veramente un casino. Vabbè, fa, guarda, quando vuoi torni indietro, me lo dici. Vabbè, ok, vabbè. E siamo sempre stati in contatto, eccetera. E niente, perché sono andata a DreamWorks, ho fatto lì un anno, no, di più, scusa, cosa dico, 3 anni a DreamWorks, o 2 anni, 2 anni a DreamWorks come story artist. E poi hanno fatto... Gil è stata mandata via, c'è stato un casino, poi l'hanno ripresa dopo, poi Katzenberg è andato via, ha lasciato DreamWorks, un altro casino, mi sono trovata in un altro di quei casini lì, per cui mi hanno praticamente detto che non c'era più lavoro, che il film era on hold, il regista era stato mandato via, editore era stato mandato via, quindi smantellavano il team e non c'era nient'altro da fare al momento. Per cui niente, poi ho lavorato per altri studi qua. Ma per, scusami Cinzia, per DreamWorks sei entrata e hai lavorato su Kung Fu Panda o eri su altre produzioni? No, su quello di Jill, su questo qua dello Yeti. Ah, ok, vero. Boh, sì, vero, Kung Fu Panda me l'ha dato come test. Di che anni parliamo adesso, più o meno? 2013, dal 2013 al 2015. Davvero, 15. Ma e nel mentre Mila... Il cortometraggio che avevi iniziato per conto tuo quando eri a Disney, hai continuato a lavorarci? Ah sì, parallelamente, questa era la vita del giorno dalle 9 alle 6 di lavoro. Parallelamente, una volta lasciata Disney, dopo quell'anno dove ho imparato insomma storyboard, che sono rimasta a casa, gli amici, i colleghi che nel frattempo anche loro sono stati mandati via da Disney, che mi hanno detto ma Mila lo faccia, che poi la Disney era un altro concetto simile, ma era un'altra cosa. Comunque mi hanno detto, ma Mila lo facciamo o cosa? Dico, ma scusatemi, io non abbiamo la struttura, non abbiamo uno studio, non abbiamo soldi, come lo facciamo? No, ma noi facciamo le cose, cioè ti aiutiamo gratuitamente, facciamo. Non sono matti. Vabbè. Per cui abbiamo iniziato con un gruppetto di poca gente, il modellatore di famiglia, questo, quell'altro, e poi appunto quello che dicevo prima, chiedendo, raramente ho avuto risposte negative, a parte i grossi studi che chiaramente non volevano fare io ho fatto il pitch di Mila, DreamWorks, Warner, cioè, tante gente, però non gli interessava particolarmente fare... un film che parlasse di guerra, soprattutto cioè in Europa è diverso, sono più qua loro fanno solo cose commerciali, principalmente gli studi grossi almeno, insomma. Per cui Mila, pacca sulla spalla, grande, però ciao, arrivederci, no? Mm-hmm. Per cui niente, siamo andati avanti mentre io faccio queste altre cose di lavoro, diciamo, dalle 9 alle 6, e continuavo con questo gruppo che sul passaparola si ampliava sempre di più, quindi abbiamo iniziato, io ho fatto lo script, Emanuela Cozzi, che lavora a Laika, fantastica story artist, ha fatto tutto lo storyboard di Mila, e un amico che avevo conosciuto a Sony, che aveva messo su nel frattempo Baraboom Studios, uno studio di previsualizzazione, Pepe Valencia, ha fatto la previs, il layout, trovando gente in giro per il mondo, e aiutasse, e ho trovato la producer di Mila, Andrea, mentre facevo un corso a una delle scuole qua di 3D, e niente, il gruppo ha iniziato a crescere e alla fine siamo diventati più di 350 da 35 paesi a lavorare a questo progetto. Chiaramente la montare di lavoro, di coordinare questa cosa... È spaventoso, cioè... Yeah. Full time, ogni secondo, se non ero multitasker prima, ho imparato a essere multitasker, perché puoi fare una cosa così solo se proprio giocolieri. E poi sono iniziati ad arrivare degli sponsor grossi come Autodesk, che nel 2000 è stato poco dopo che abbiamo fatto il Indiegogo nel 2016, è arrivato Autodesk che ci ha dato tutte le licenze, perché prima ognuno aveva la sua licenza, chi certe licenze di studente, per cui era sempre un problema. E
E poi soprattutto Alessio sono affrontato, poi ha fatto tutta la trafila burocratica con la Film Commission, la Trentino Film Commission, che aveva vinto on board, e Valerio Ossi di Pixel Cartoon, che era l'anno davanti a me alla scuola di animazione al CTC di Bande Nere a Milano, capito? L'ho beccato anzi 2010 ancora, e sarà stata la birra, ho detto: Valerio, io questo progetto ho zero soldi, è super ambizioso, facciamo? Ma sì, facciamo, due pazzi scatenati. Per cui Valerio è stato da subito, diciamo, sul progetto, che mi ha dato il supporto fisico di uno studio, l'unico, per cui lui ha sempre avuto tutti i file e rendering, finché abbiamo fatto rendering con usando le licenze di Autodesk che ci aveva dato. E vabbè, eventualmente, allora, c'ho due storie parallele qua, ragazzi. Siamo storia A e storia B. Storia A è il lavoro principale, storia B è Mila. Quindi adesso le facciamo... Switchiamo ogni tanto. Switchiamo, perché sennò poi troppo Mila. E allora, mentre tutto sto casino di Mila succedeva, intanto io, appunto, andata via da DreamWorks, ho lavorato per un po' di studi qua, storyboard, ormai ero solo storyboard, e poi ho detto: sai cosa, chiamo Dave Illumination, perché mi sono rotta le palle. Beh, mi ha detto chiamami, quindi l'ho chiamato Dave. Beh, lui è un personaggio bello speciale, per cui... epico, ma cioè, c'ha le sue, no? Per cui l'ho preso in un momento un po' no, mi fa: ah, Cinzia, vedi, dai per scontato che io ti prendevo, scusa, me l'hai detto tu di chiamarti. Perché chiaramente gli rodeva che ero andata a DreamWorks, no? Dico: senti, guarda, lasciamo perdere, hai ragione, guarda, lasciamo perdere, t'ho lasciato, sono andata a DreamWorks, mi spiace, però quella era la situazione, lascia perdere. No, ma cosa dici? No, vieni, ma cosa... Vabbè, non vuoi. No, sì, dai. Boh. Per cui sono ritornata a Illumination a fare storyboard su Grinch e su Despicable Me 3. Ah, favoloso. Ho fatto quei due lì. Con loro sono andata avanti, e poi lui un giorno mi ha detto, mi ha chiamato e mi fa: guarda che io lascio Illumination. Come lascio Illumination? Ah sì, sono per 10 anni. Lui era impiegato 6. Vai in DreamWorks. Cioè, Dreamworks. Stavolta potevi essere lì a dirgli: ma come te ne vai? E dico: come te ne vai? Dico: io cosa faccio? Dico: se te ne vai. E fa: no, ma perché sai, dopo 10 anni ero qua dall'inizissimo, voglio fare una cosa, lavorare per una cosa che è più mia, più... Vada, non posso ancora dire niente, mi faccio vivo, devo prima stabilirmi e poi ti chiamo. Vabbè, stabilisciti, ok. Io sono andata avanti a lavorare con Illumination, e poi mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, allora io sono a Cinesite come Chief Creative Officer, abbiamo un sacco di progetti che iniziano, bla bla bla. Vuoi venire qua? Dico: no, io a Montreal non mi sposto, scusami se mangio. No, ma remoto. Ah, remoto. Vabbè, ok, sure. Per cui nel 2017, luglio 2017, ho iniziato questa collaborazione con lui, dove sono tuttora a Cinesite. E prima come story artist, poi head of story, poi sitting director per un progetto di development. Scusa la parentesi, ma cioè tu facevi head of story in remoto? Sì. Fantastico. Prego. No, ma non è scontato. Adesso molte figure così lo fanno anche in remoto. Te lo dico perché adesso la produzione che sto lavorando io è così. Lo fa, cioè, un professionista di Los Angeles che lavora in remoto. Sì, sì. Poi adesso... Vabbè, adesso però non si può fare altrimenti. Ma è semplice, perché tutti i gestionali che ci sta, capito? È tutta una questione dei commenti, commentare le cose. Sì, ma ti viene sempre riproposto il discorso: ma per un ruolo di coordinazione, capito, come lo story artist, come l'art director, come l'head of story o l'art director, devi essere lì, capito? Devi essere dove viene prodotta la cosa. Cioè, ti viene sempre propinato questo discorso qui, alla fine. Sì, ma adesso hanno capito un po' tutti che invece non è vero, perché noi abbiamo iniziato a fare quello ben prima della pandemia.
cioè, io nel 2017 ero lì a fare remote. No, perché poi tanto un art director, no, quando ti ha dato la correzione, per dirti, no, per carità, fai una riunione tutto quanto, poi se ne va in un ufficio, in una scrivania, porta avanti le cose sue. Quindi però aspetta, c'è anche da dire che il fuso orario fra Los Angeles e Montreal non è così grosso, quanto è? 4-5 ore? No, è 3 ore. 3 ore, capito? Cioè alla fine è fattibile. Sì, però sì, per esempio, sì. Se già fai una cosa America-Europa... art director, un art director che sta in Europa e la produzione sta in America, è un casino, no? È un giorno di ritardo. Mi ricordo con Bardell, noi facevamo, sì, te manca un po' questo tempismo. Noi quando facevamo le riunioni, quando potevamo, tipo, per noi era 6:30, per loro era 9:30, sì. E lì... era il punto d'incontro, diciamo, e poi no. Però se lo pianifichi e dai delle cose, le persone poi lavorano mentre tu dormi, praticamente lo studio è chiuso, per cui io non ho mai avuto, cioè io considero che comunque intanto andavo a Mila e è sempre stato così per tutto, poi noi avevamo 35 paesi, per cui figurati fusi orari, cioè proprio... Ormai per me era proprio secondo natura fare le cose a remoto, era diventato proprio grazie al cortometraggio. E niente, per cui dopo è arrivata questa possibilità, io stavo lavorando su questo progetto in preproduzione nel dicembre 2019, sempre il mio amico Dave, il mio capo, io lo chiamo, me lo devi presentare a sto punto. presentacelo a tutti. Lo buttate così, la prossima sì, che siamo lì tutti, quando senti okay. Casino è perché il Cinesite, perché c'è Dave che invita tutti quelli che passano a bere da lui. Perfetto. Allora, di compagnia. La persona perfetta. passerò lì casualmente. Per cui, ecco. Sì, sì. E, niente, per cui io lo chiamo, no, per dirvi il tipo, lo chiamo per dirgli Dave, guarda, ma adesso abbiamo finito, non so, ci sono i story artist che sono in downtime, cosa gli diamo? Abbiamo uno short, qualcosa da tenere gli occupati, qualcosa, cioè una roba così. Ah, ecco, no, ma guarda che mi ha fatto partire Hippie. Ah, sì? Hippie? E chi gli fa direction? No, ma adesso guarda che vengo a Los Angeles settimana prossima, questo era chiaramente pre-pandemia, vengo a Los Angeles settimana prossima che devo fare un appuntamento, un meeting con questo director e poi ecco Cinzia, vedi come sei sempre la solita che mi tira fuori le cose, devo fare un meeting con te, ma in che senso? Ma perché sei, voglio che fai direction di Hitpick. Ah, così me l'ha detto, capito, al telefono. E niente, per cui dal dicembre 2019 sono director con David Feiss, che aveva fatto Cow and Chicken, non so se lo ricordate. Sì. Su Hitpick è un TV show che è abbastanza Mucca e Pollo, no? In italiano. Mucca e Pollo. Ah, è vero, è vero. Ragazzi, allenatelo questo orecchio per l'inglese, cioè che delusione. Niente, per cui no, vi dico, non mi avrebbero fatto l'offerta di Hitpick se non avessi fatto Mila, per cui tornando a quello che dicevi, tutte le opportunità te le devi creare, perché come donna soprattutto in America, già in America che le cose erano meglio, da quando ero arrivata dall'Italia mi sembrava un paradiso rispetto ai trattamenti che ho avuto in Italia. Ma anche qua devi lavorare il doppio per emergere, per far vedere che c'è, cioè, molto comunque maschilista come ambiente, ancora ereditato ancora dalla Disney, Nine Old Men e tutto, è molto bianco, per cui veramente adesso gli studi chiaramente si stanno un attimo rimettendo in carreggiata, cercando di dare possibilità anche a persone
Sì, ma poi cercano sempre quando inserisci le domande curriculum, ti chiedono sempre magari etnia, vari orientamenti, perché credo che cercano una parità proprio. Adesso sì, prima, per cui adesso sì, meno male, dovrebbe essere di più, però no, per dire che chiaramente se non avessi avuto Mila non penso che sarei arrivata insomma a fare regia. Beh, la cosa bella che posso capire è che in un momento di crisi tu non ti sei lasciata andare, ma l'hai vissuta come un'opportunità per inventarti, insomma, per fare. E questo è bellissimo, è l'insegnamento. Bisogna, perché io penso che cioè, le persone sono lì per aiutarti, però il primo deve essere tu a darti un po' un calcio, perché veramente cioè, si arriva in posti veramente bui e deprimenti, però cioè, la decisione alla fine poi è tua di stare lì e piangerti addosso oppure di mandare a quel paese tutti quanti, partendo da quelli che hanno causato, diciamo, la situazione e andare avanti. E adesso Mila, vai Ste, vai tu, vai tu. No, dicevo che appunto da un momento di un po' più depresso, di difficoltà, eccetera, ti è cominciato a sviluppare un po' di più il concetto di Mila. E quello che ti volevo chiedere, appunto, com'è nata l'idea del corto e poi di che cosa parla questo cortometraggio? Cos'è che hai voluto raccontare, insomma? Sì, allora, l'idea è nata da una storia molto personale di mia mamma, come si sentiva durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, in particolare a Trento, che le famiglie, sia mio papà che mia mamma, anche se sono nata a Milano, vengono da Trento. E ho sempre creduto nell'usare l'animazione per temi forti. Io penso che, a parte le storie di mia mamma, comunque mi ha molto colpito la guerra dei Balcani, che io ero insomma una ragazza giovane quando c'è stata che veramente era impressionante. Poi subito dopo il Ruanda, insomma, per cui sono cresciuta con questa un po' angoscia di vedere queste immagini di bambini nel mezzo di queste situazioni allucinanti. Quindi ho deciso di usare l'animazione per fare un film un po', soprattutto all'epoca, un po' atipico, diciamo, per l'animazione, a parte l'Europa, che chiaramente ci sono sempre state delle cose, però più con un look più mainstream, no? Perché Mila comunque ha un look abbastanza mainstream, come, no? Disneyano, pixariano, quello che vuoi, insomma, di grosso studio quando lo vedi, insomma. Però. Sì, Sì, non è un film cinema d'autore, per capirsi. esatto, non è proprio letto nella mente. Per cui però fare un discorso di guerra con questo approccio qua, non è che poi qui soprattutto in America, non è che No, attaccasse ma tanto. No, però è una scelta bella, insomma, in genere questi temi vengono affrontati sempre in maniera autoriale, spesso, no? E qualche volta i bambini neanche sono attratti da quel tipo di grafica che è più adulto, invece utilizzando questo medium puoi arrivare anche, immagino, diciamo che il tuo obiettivo arriva a più persone possibili, quindi assolutamente, sicuramente è una scelta giusta, sì. giustissima. No, non l'avevo mai vista da questo punto di vista. Penso che hai ragione e userò la tua risposta in future risposte. Grazie. Ecco, per cui ho avuto la fortuna, insomma, ho avuto molto sostegno dal Trentino, perché comunque è una regione autonoma abbastanza ricca rispetto a tante altre d'Italia, per cui appunto con la Film Commission Trentina, Fondazione Castellulare e altre cose, poi si è unito UNICEF Italia e la distribuzione adesso sarà di Rai Ragazzi, che verrà fatto vedere in televisione, ma dopo che abbiamo finito i festival. Per cui sì, questo mio proprio desiderio di parlare di questo problema, di bambini nel mezzo della guerra con un film di animazione, insomma. Così. Fantastico. No, Venendo, fantastico. parlando sempre di Mila Cinzia, noi siamo tutti e tre character designer.
E volevo farti una domanda a proposito proprio del personaggio. E l'idea dei character, li avevi tu in testa? Ti sei affidato a qualcun altro? Le bozzette le hai fatte tu e poi le hai fatte sviluppare da altri designer? Come ha funzionato? No, io ho sempre creduto molto nel far fare le cose alle persone che le sanno fare al meglio. Per cui io non sono mai stata un forte character designer, quindi non ho mai avuto... Cioè, so disegnare quello che vuoi, però non è che volevo qualcuno che proprio fosse super strong. E ho chiesto a un amico, che è Luis Granet, che ha fatto tanto design a DreamWorks, era anche sulla Ratatouille come additional designer su Pixar. Ha fatto tantissimo, è argentino, ma era animatore con me all'epoca a DreamWorks durante Eldorado, Spirit, che poi invece è diventato character designer. Mi è sempre piaciuto il suo stile tantissimo. Quindi quando c'è stato il momento di scegliere qualcuno, ho chiesto a lui. Aveva fatto un po' di bozzetti così, un po' di sketch, e poi c'era stato questo in particolare, che è Mila, appunto, che mi aveva fatto innamorare. Da lì siamo partiti, insomma. E anche lo storico, l'avrei potuto fare io lo storico, però ho chiesto Emanuela, che tra l'altro è bravissima, perché credo molto, soprattutto quando è una storia personale così, di farlo fare a qualcuno che è al di fuori, perché tu leggi il tuo script e dici, ah sì, tutto funziona, capito, no, ma perché è tuo, uno esterno magari non ha la tua stessa interpretazione, magari non ha capito così bene quello che intendevi, quindi l'ho dato proprio a un'altra persona per vedere che il mio script funzionasse. Anche per avere un altro punto di vista, per non restare troppo, no, con i paraocchi. Certo. Com'è stato quando hai ricevuto lo storyboard? Ti sei sorpresa? Hai trovato che gli altri artisti hanno capito le cose differentemente da te? Meglio, peggio? Come ti sei trovato? No, mi sono trovata benissimo. Cioè... magari un paio di cose le abbiamo discusse, come me l'ha fatto così. In generale, veramente, mi sono trovata benissimo come è stato interpretato da Emanuela. Cioè, ti sei stupita del fatto che magari, capito, qualcun altro poteva riuscire a capire esattamente quello che volevi esprimere? Perché io mi immagino questo, nel senso, magari per un film... che comunque è un feature, che è comunque una cosa costantemente condivisa, eccetera, eccetera. Quando invece si parla di un cortometraggio e si parla di una cosa estremamente personale, uno tende a fare un po' tutto, perché, lo so io come si fanno le cose, no? Delegare comincia a essere difficile. Però io personalmente mi sono accorto a volte che delegando certe cose poi rimango sorpreso di come altri artisti reinterpretano quello che voglio esprimere, e a volte lo interpretano pure meglio. Assolutamente, è incredibile. E è scioccante a volte questa cosa, perché dici, cavolo, come fa con queste persone a entrarmi la testa in questo modo e per delle cose così personali, no? Sì, ma secondo me è veramente arricchisce il progetto, capisci? Tu sei io credo che sia la dote anche di un buon regista sapersi circondare di buoni professionisti e sapersi fidare. Assolutamente. Sapersi fidare, sapersi dar fuori anche. Bisogna prendere le persone più brave di te, se vuoi essere un bravo regista, assolutamente. Devi scegliere le persone più brave e farle lavorare. Non sei la prima che mi dice questa cosa, non sei la prima regista che mi dice questa cosa. Che dice che bisogna circondarsi di persone assolutamente brave, eccezionali, insomma, per far più brave. Sì, assolutamente, fondamentale. E niente, poi per tornare al discorso, chiudere su Mila, visto che comunque mio amico Dave conosceva di Mila, perché quando mi ha fatto nel 2016 la campagna crowdfunding, sono andata con i miei vari contatti networking a tutti i vari studi a fare la presentazione dietro le quinte di come lo stavamo facendo, e così per movimentare un po', diciamo, l'ambiente e cercare di arricchire appunto la crowdfunding. E sono andata anche a Illumination, dove Dave, penso, lì sia stato particolarmente colpito da cosa stavo mettendo insieme, vedendo appunto tutto. Avevamo già il primo trailer vecchio, cioè c'era già tanta roba. E poi ha portato questo, ha fatto il pitch di Mila Cinesite, e Cinesite tra
Adam's Family 1 e 2 avevano un gap l'anno scorso, e praticamente quando ero ANSI, non l'anno scorso, non c'è stato, cioè eravamo quello prima, insomma, e uno degli executive producer mi ha detto, così eravamo a cena, io appena arrivata col fuso, l'imbecillità al massimo, mi fa, Cinzia, ti devo dire una cosa. Ma, allora, Cinesite ti aiuta, finiamo Mila. Fra un po' cascavo giù dalla sedia, capito? Cioè, uno studio così che... E poi hanno fatto varie analisi che chiaramente dal punto di vista di business assolutamente non era una valida scelta, però sono persone, Cinesite è molto più family, come si dice, driven, è un gruppo, è un piccolo gruppo di due famiglie, insomma. Esatto, valorizzano le persone che ci lavorano all'interno, via. Assolutamente, anche se a livello di proprio business no, doesn't make sense, come si dice, nulla, hanno deciso di farlo perché credono nel messaggio, in me, nel progetto, e per cui hanno messo tutto il team di Cinesite Vancouver, cioè tutto, gran parte del team l'hanno messo su Mila. Poi quando è iniziato Adam's Family 2 hanno cercato di arrangiare le cose per finirlo, perché sennò se poi sapevano che iniziava il grosso del lavoro, dopo volevano finirlo prima di iniziare il feature. E così gli ultimi 10 mesi di Mila è stato tutto trasportato sul loro pipeline, che è stato veramente un, diciamo, un passo di fiducia da parte di tutti, perché loro si sentivano responsabili, dovevano finirlo. E prendendo tutto, noi non potevamo più lavorare come volontari. Ma, quindi è stato veramente un... Ma quindi adesso che, diciamo, il progetto quindi è finito, inizierà tutta la questione de fiere, de presentazione, e... Hai progetti futuri? Stai pensando già al futuro oppure rimani? La domanda è, Paolo, mi conosci? È Nunzio che mi sta obbligando a farla. Cinzia sta già finendo un altro corto. No, ho un po' di idee di lungometraggi. Una, ho fatto un pitch a Cinesite e lo vogliono fare, quindi è nel pacchetto di development a Cinesite. E altri due, una in particolare che è ambientata a Venezia, una commedia a Venezia, quindi mi piacerebbe troppo in qualche modo fare un pitch e cercare di trovare una collaborazione magari anche con Cinesite o altri studi, ma per riuscire a farlo, magari facendo lavorare anche l'Italia e una collaborazione con un studio italiano, o due o tre, tanto c'è la mano in là. Sei? Yes? Okay. Quando vuoi. Quindi no, mi piacerebbe fare una storia proprio tutta italiana, una commedia tutta italiana in Italia. Se la fai, ambientala nelle Marche. No, Paolo, questa è scritta a Venezia. Ne penso un'altra, dai, ne penso un'altra. Dai, esatto. Film, ragazzi, il film rivoluzionario sarebbe ambientato nel Molise. È come Interstellar, capito? Una cosa sconosciuta. Comunque, chi vuole vedere Mila in Italia, visto che siamo... Ecco, queste sono delle notizie interessantissime. Allora, la prima, fuori concorso, perché chiaramente è un festival dedicato alla montagna, quindi non è che Seconda Guerra Mondiale montagna, però apriamo, fuori concorso, apriamo il 69esimo festival della montagna di Trento, Trento Film Festival, che sarà il 30 aprile. Dopo in streaming a disposizione poter visionare il film dal 30 mi pare fino al 16 quando chiudono, però il 30 aprile è l'opening, è la serata di apertura e faremo una presentazione live che è moderata da Piera De Tassis, ci sarà anche Valerio, Flavio Gargano che è il nostro fantastico compositore, non abbiamo parlato della musica, Mila è senza dialogo quindi la musica è protagonista. E poi ci sarà Valentina Martelli, che è una delle executive producer, quindi faremo sta chiacchierata il 30 aprile. Per chi è interessato, voilà. Dopo più di 10 anni di lavoro, finalmente posso dare un appuntamento per vedere il film. Ok. Il 30 aprile. Il 30 aprile, sì. Bene. Non ci sarà possibilità magari di vederla su RaiPlay, su qualche...
più in là, l'anno prossimo, dopo che abbiamo finito tutti i festival, sì, perché dai ragazzi è... E no, però si può vedere tramite il Trento Film Festival, 30 aprile e mi pare metà maggio sarà a disposizione, basta iscriversi al festival, è gratuito, per avere il link di accesso e vederlo. Per cui ci sono una, okay. Mi pare una 10-15 giorni dove si può vedere attraverso il Trento Film Festival. Su YouTube, sui social, penserai di... Esatto, anche. Devi caricarlo come corso. Una volta finiti i festival, perché sennò ti squalificano. Per esempio, non puoi andare agli Oscar, se mai ci arriviamo, se hai più del 10% del film online. È squalificato. Okay. Quindi di un trailer, un teaser. Esatto, c'è, ma un teaser già c'è in circolazione? C'è un teaser. Perché io ho visto l'intervista che è uscita ieri per Tutti i Frutti su Rai News 24 e c'erano delle immagini, quindi mi sono chiesto se ci fosse. Quello c'era un po' più del teaser, tra l'altro se non sbaglio lo fanno rivedere anche oggi e domani, nel weekend, penso facciano delle repliche di quel pezzo su Rai News. Comunque sì, c'è il teaser e... Però se chi vuole vederlo, insomma, tramite il Trento Film Festival si può vedere. Bene, bene. Io direi che siamo quasi in chiusura. Uh-huh. E ne approfitto per farti un'ultima domanda, Cinzia. E visto che sappiamo che ci sono un sacco di ragazzi giovanissimi che ci seguono, se hai qualche consiglio, chi meglio di te può dare dei consigli alle giovani leve che cercano di intraprendere questa bella avventura? Allora, un po' di consigli ho già dati durante, diciamo, la chiacchierata, sicuramente networking, tenersi il proprio gruppo di sostegno e non chiedere solo, ma dare tanto, che è fondamentale. Preparare un portfolio, ecco, una cosa che negli anni ho sempre, rispetto a ragazzi di altri paesi, quando... diciamo gli italiani arrivavano nei grassi studi così, magari col numero di telefono scritto sul pezzo di carta, vabbè che adesso è tutto più sul digitale, quindi è un po' diverso, magari ti scambi l'Instagram account più che altro, però avere un biglietto da visita, curriculum fatti, preparati, portfolio messi, che possono essere anche digitali, ma preparati in un certo modo, anche l'occhio vuole la sua parte nell'organizzazione, insomma, delle cose. Ed essere il più professionali possibili, comunque. Più professionali possibili, assolutamente. Cercate di sapere l'inglese, soprattutto se volete andare all'estero, perché ho visto tanti ragazzi strabravi, però veramente un po' azzoppati dalla comunicazione. Quindi non è che uno debba essere questo, figuriamoci, però un minimo per saper comunicare le proprie intenzioni o quello che si vuole disegnare, insomma, per avere un minimo di discorso, insomma, di colloquio nei meeting, aiuta. E poi fare tantissime classi, imparare, fare il più possibile adesso, perché in generale siete da soli, non avete famiglia, non avete problemi a viaggiare, non avete paura, non abbiate paura di lasciare il vostro paese, potete sempre tornare indietro, l'indirizzo lo sapete. Per vacanza, magari. Fuori, cioè bisogna avere più, secondo me, possibili esperienze all'estero, perché l'estero lavora in modo diverso dall'Italia, sicuramente. In modo organizzato, mi verrebbe da dire. Non lo so, guarda, io non lavoro in Italia, lo sai, da 25 anni, però ho tanti amici, capito? Per cui... Te lo dico io come se ragazzi, però in privato. Il punto è che, capito, il cinema d'animazione è nato lì, l'animazione è nata lì, cioè, sanno quello di cui parlano, sanno quello che fanno e sanno quello che fanno con l'animazione, quindi sicuramente sono una macchina organizzativa. Noi siamo molto creativi, capisci? Ognuno vuole essere regista, siamo pieni, però loro hanno questa forza che se sanno che è da seguire dietro la macchina
no? Per cui c'è da imparare chiaramente. Loro hanno da imparare da noi, ma noi abbiamo tanto da imparare anche da loro, come organizzano tutto. Sicuramente. Quindi andare all'estero, che magari non è che devi venire in America, tipo ci sono studi tipo Illumination, ecco, che comunque sia, è a Parigi, che però viaggiano con organizzazioni di un certo tipo, con molto impronta americana. Qui stai sempre vicino se il problema è andare via dall'Italia in particolare, però perché so che tendenzialmente comunque noi italiani, io mi sono sempre sentita cittadina del mondo, quindi non ho mai avuto problemi a pigliare la valigia, boh. Poi quando arrivano i figli ti rallenti, chiaro, cioè, è inevitabile, quindi se avete un minimo idea di andare via fatelo quando siete giovani all'inizio, scuola, perché dopo diventa sempre più complicato, che saranno le radici sempre più profonde. Sì, adesso tu le tue radici ce l'hai là, ce l'hai a Los Angeles, immagino. Beh, per ora sì, finché i figli non finiscono la scuola, poi probabilmente quando loro iniziano a viaggiare posso anche pensare di spostarmi, non lo so, vediamo. Ma i figli parlano italiano, Cinzia? Ma italiano, categoricamente si parla italiano a casa, assolutamente. Poi vanno alla scuola francese, perché io ho fatto la scuola francese, quindi tanto l'inglese lo imparano uguale, facile. Quindi scuola francese, inglese è dominant language, quindi lo fanno anche a scuola chiaramente. Per cui tre lingue, poi mia figlia è appassionata di anime, quindi giù di giapponese, sta studiando il giapponese da sola. Grazie. Lingue è loro. Mio marito è cresciuto in Italia e in Svizzera, quindi tedesco lui, un casino del lingue. Proprio famiglia poliglotta al massimo, grande. Je parle français très bien. Hai capito? Dai. Io so dire patate in tedesco. No, dai. Dai. Kartoffel. Fine. Fine. Bene, bene. Allora, dai. Noi direi che siamo giunti al termine. Dai. Cinzia, grazie per aver preso parte a questo episodio del podcast. È stato molto divertente e interessante, soprattutto a me è piaciuta l'aneddoti su Disney, sulla la parte oscura, il dark dell'animazione. Per chiudere, chiudo prima io, vorrei citare, a proposito della parte oscura Disney, una delle prime frasi che mi ha detto Paolo quando ci siamo conosciuti. Io, da grande fan Disney, entrato in Rainbow, mi ritrovo vicino Paolo che mi fa: Nunzio, la Disney il male. Ovviamente si faceva per scherzare. Non era uno scherzo. Lascio la parola ai ragazzi. No, io chiudo ricordando una cosa che ha detto Cinzia, che mi ha colpito tantissimo e che è verissima: bisogna buttarsi, ragazzi, bisogna buttarsi, bisogna il treno passa una volta, va preso e via. E chiedere aiuto. Io invece, Cinzia, ti ringrazio perché è stato veramente bello ascoltare la tua storia, ma sinceramente emozionato, e spero che anche gli altri possano aver trovato quello che ho visto io nel tuo percorso, che è illuminante. No, grazie, troppo carini siete. Comunque io ci sono, qualsiasi ragazzo che inizia, che vuole sentirmi, sapete dove trovarmi. Per giunta su Twitch ti saluta Camillo. Camillo! Mr. Clauser, ciao. Bene. E direi che abbiamo finito, ci vediamo al prossimo episodio. Grazie mille per averci ascoltato, per averci visto. Esatto, e non dimentichiamoci delle persone che ci seguono su Twitch, che come sempre ci aiutano tantissimo a risolvere i problemi. Ah, ovviamente nella prossima puntata sicuramente ci saranno problemi tecnici, lo diciamo così. Esatto. Ci portiamo avanti con le scuse. E noi devono esserci, così tutti si sentono più rilassati, così i loro problemi sono meno, capito? Esatto. Bellissimo. Noi cercheremo sempre di fare meglio comunque. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao.